Ehi! Kerry, ciao! Kerry, dimmi! Hai piani per stasera? Fa un cazzo! Vieni al Dark Matter sulla Wood. Forse non lo conosci. Non è molto pubblicizzato. Cosa si festeggia? E Ask Rex! Non abbiamo mai celebrato la nostra vittoria. Volevo provare a fare un salto sopra la roba. Secondi. Ti farà entrare subito. Ok. Fare tardi. Va bene, arrivo. Volevo provare a fare il salto sopra i cassoni io. Ah, chissà se dovrò aspettare Kerry anche oggi. Ah no, è vero, mi aveva detto del buttafuori. Fuori uso. Sono desolato. Devo incontrare Kerry. Fuori uso anche per gli ospiti di Kerry Urodine. Mi sta aspettando. Ah, tu devi essere V. In tal caso, buona serata. Che poi, dai, super sospetto, antisgamo totale. È chiuso, non funziona. E allora che ci fai lì davanti? È chiuso, lo sto tenendo chiuso. Ok. Guarda, Johnny non appare oggi? Strano. Ha sempre qualcosa da dire lui. Eccola qua. Ma dai. Che cosa strana quel video. Ok, non voglio fare domande e va bene così. Permesso? Permesso, devo passare. Kerry Urodine! Non riesco a passare, Kerry. Buonasera, Night City! Aspettiamolo. Grazie, cari. Cari. Oh, finalmente. Ehi, hey, ciao. Questo è Vi, il mio braccio. Oh, addirittura. Arriva quando vuoi chiudere e scappare. Mi spiace. Sei strafatto? Sì, sì, una domanda veloce. Com'è stare accanto a Kerry? Dai, una leggenda vivente. È un'esperienza pazzesca, ma non posso lamentarmi. Se non fosse con me, ora sarebbe in prigione. È semplicemente leggendario, non saprei altro dire. No comment. Beh, come potete immaginare, leggendario. Leggendario. Ma devo dare i dettagli più succulenti. Grazie, ma devo proprio scappare. È tardi. Andiamo. A meno che tu non voglia fare a prima vista. Amore a prima vista, Amore a prima vista, Ci sono molti tipi di amori e diversi inizi. È vero. Ciao ragazze. Ehi, vieni con me. Voglio presentarti qualcuno. Benissimo, dai, andiamo. Lui? Questo tizio qua? Sì. Aspetta. Un vecchio amico. L'ho incontrato a Memphis. La B. Sì. Una roba di prima qualità. Che fa uno sconto ad amici e famiglia. Ma certo, signor Urodine. Prezzo speciale. Di cosa parliamo, scusami? Vediamo cos'hai. Vediamo cos'hai. Potrete parlare d'affari tu. Vieni, vieni. Ma scusami. E allora perché cazzo? Uno spettacolo niente male. Ora che abbiamo risolto quel problema, qual è la prossima missione di Kerry Urodine? Colpire Kovacek? Molto divertente. No. Ah sì, non intendo fargliela passare liscia. Forse non oggi, forse non domani. Ma quel bastardo si pentirà di avermi fatto firmare quei documenti. E uscire dall'accordo con l'etichetta? Ah, siamo onesti. Mettiamo che io rompa il contratto. Poi? Ti trovi un'altra casa. Canzoni. Chi si occuperà di distribuzione, promozione, influencer, media? Qualcun altro? Le etichette controllano tutto. Se chiudi con loro sei fuori, punto. Questo è vero. Saresti libero. Davvero? Libero di cantare fino a perdere la voce senza che lo senta nessuno. È solo un altro tipo di gabbia. Quello è vero. Tristemente vero, hai ragione. Parlare, 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 ma nessuno che ti ascolta. Non vengo qui spesso, ma quando capita, è importante. Bel posto. Devo sentirmi speciale? Forse. Oh. Gli ho detto di chiudere il locale per oggi. Ma dai. Questa vista non mi stanca mai. Adoro guardare la città dall'alto. Anche Johnny ha detto una cosa simile.
che se la città non si vedesse o non fosse coperta dal smog, dalla nebbia, queste cose qua, sarebbe un bel posto. Credendo di essere speciale e poi ti svegli sapendo che non sei nessuno. Dove sei, Johnny? C'è qualcosa che ti preoccupa? Carrie, si vede che hai qualche problema. Continuo a ripensare alla nostra conversazione al caliente. Sulle Askrex, su di te e sugli schiavi delle corporazioni. Forse non sono stato del tutto sincero con te. O con me, se è per questo. Puoi dirmelo, il discorso si sta facendo troppo pesante per me. Dimmelo. Parlamene. Vedi, pensavo di aver paura che la gente mi considerasse uno schiavo corporativo. Ma avevo solo paura di finire di nuovo all'ombra di qualcuno. Quello è triste. Per anni ho vissuto all'ombra di Johnny, come parte dello scenario, della macchina che lo aiutava no, a rispettare. No, questo non è vero. Per Johnny eri parte del gruppo. Non credevo che l'avrei fatta da solo, senza Silverhand. Per questo ho lasciato i samurai. Cazzo. Ma dove sei, Johnny? Johnny pensava che tu avessi paura. Johnny pensava che tu avessi paura, che non sopportassi la pressione di stare nei samurai. Sì, lo so. Ma si sbagliava. Ho deciso di lottare per me stesso. E continuo a farlo. E hai fatto bene. Night City è una città di ombre. Per anni ho fatto il possibile. Sì, ed effettivamente lì ne vedo un paio. Cazzo. Forse è ora che tu smetta di avere paura. Sei arrivato al vertice, non devi dimostrare nulla a nessuno. Io ho ancora molto da dimostrare a questa città. E chissà se ce la farò. Tu sei al vertice, la città è tua. Di cosa hai paura? Ne parleremo un altro giorno. Di venire dimenticato? Quando sarai nei miei panni. Se ci arrivo. Credi che possa arrivarci? Ne sono sicuro. Se ci arrivo ai tuoi panni. Ti prendo in parola, probabilmente dovremmo rientrare. Dobbiamo rientrare. Di sotto aspettano tutti. Aspettano te. Lo so, lo so. Stasera si brinderà a questa città. E a me con lei. Ma resterò quassù ancora un po'. No. Tu va pure. Ok, ci vediamo. Ok. Ci vediamo. Mi dispiace. A parte che, no, scusami, ma non per cattiveria, ma non ti avrei baciato perché il rapporto sembra troppo velocizzato. Sembra veramente che veramente ti dicano di baciarlo perché sei qui. Ma non è che abbiamo avuto chissà quale rapporto. E poi sono già fidanzato. Ma io non ho capito, il tizio che era qui alla fine che cosa vendeva? Boat drink, ok. Carrie, ehi. Molla tutto e vieni da me al porto. Non farmi aspettare. Non dire altro, arrivo. Non dire altro, arrivo. Vedrai che sorpresa, Vi. Al porto di Night City, molla 4. Ok, arrivo subito. Mi teletrasporto da te. Piccolo cambio di programma, sto aspettando una consegna importante. L'idiota è in ritardo. Ci vediamo al porto alle 19. E sono le 21.30. Beh, sai che novità. Aspettiamolo allora. Chissà cosa ci aspetta al porto. Qualche tempo dopo. Ehi! Arr, pendaglio da forca. Bella navicella che abbiamo, Arra, aspetta, volevo rispondergli. Ti va una crociera nella baia? Con il vecchio Carrie? Perché no? Tutto bene, Carrie? Mi sa che devo rimandare l'invito. Che cosa si festeggia? Cosa si festeggia? I nuovi inizi. E i cicli della vita. Ma, Carrie, quanti anni hai tu? Per ancora favore, questo me lo non chiedo. Non farmi rovinare la sorpresa. Vieni o no? Certo che vengo. Ok, dai. Sembra promettente. Ci sto. Musica per le mie orecchie, cazzo. Salpiamo. Ora, se trovassi il pulsante per alzare... Fanculo. Simurai. Avanti tutto. Simurai. Ma dai, davvero? Oh, Johnny, guardalo là. Thank you.
Cos'è? Sei scomodo, Johnny? Non conosco quel riff. È una tua canzone. Non la conosco. Perché è nuova. Il riff da un po' che mi frullava in testa. Credo di avere tra le mani qualcosa di speciale. Oh, si può dire quello che si vuole, ma queste cose rendono veramente questo gioco molto bello. A cosa stai pensando? Ok, sentiamo un po' cosa ti frulla in testa. Te l'ho detto. I cicli della vita. Ah, biciclette. Che risposta del cazzo. Cicli, anelli. Finisce un capitolo e inizia un altro. La vita ne è piena. Almeno così dice il mio guru. Il tuo guru? Il tuo guru? Sì, ho le mie esigenze spirituali. Chi non le ha? Vado da Kian ogni 2 anni a una yurta a Tangalan, in mezzo al nulla, isolato da tutto, anche dalla rete. Buon per lui. L'ultima volta mi ha detto che per me era giunto il momento della chiusura di un ciclo. È per questo che siamo qui, io e te. Vuoi farti ammazzare? Ha qualcosa a che fare con il tuo passato? Questa chiusura ha a che fare con Johnny, con la tua lotta contro le ombre? Forse un po'. Non mi sembri molto sicuro, Carrie. Anche senza di lui me la sono cavata bene. Ho fatto carriera. Mi sono realizzato. Questo è vero. È assolutamente vero. Per quanto ci stia provando, non riesco a dimenticarlo. Me lo strapperei dalla testa. Vorrei fare la stessa cosa, credimi. Conosco la sensazione. Ok, parlami di questi cicli. Ok, parlami di questi cicli. Ok, allora, il primo pezzo decente che abbia mai scritto, l'ho scritto in mare. E hai notato? Oggi ho per le mani qualcos'altro di interessante. Ecco un ciclo. Questo è vero, e ti serviva compagnia per questo? E ti serviva compagnia per questo? Non solo la tua compagnia, avevo bisogno di te. Oh, sei innamorato, Carrie. Ho pensato a storia con le Askrex e a quanto mi hai aiutato tanto. Questo è vero. Anche se i due fanti hanno dato la roba. Con te mi sento, voglio dire, prima che arrivassi tu ero impantanato. Avevo paura anche della mia stessa ora. Volevi ammazzarti. E ora? Ho in mente una nuova canzone. Un nuovo album persino. Sempre roba thrasher, ma con un'anima diversa. Guarda, buon per te allora. Un'epifania. Epifania, a me sembra più maturità. Vedremo come andrà a finire. Forse è solo quella che la gente chiama maturità. Vedrai, niente più casini, niente più complotti. Ho chiuso. Johnny non riesce a stare comodo oggi. Beh, da domani. Penso che in questo momento non ci sia un vero punto in cui arrivare. E se saltassi la corsa, probabilmente chiuderemo questo giro. E se noi invece lo lasciassimo fare, lui continuerebbe a suonare. Mi è piaciuta la tua musica, credimi, Carrie. Ok. È ora di una boccata di libertà. What? Ma dai! La chitarra! Ma poverina! Vuoi darmi una cazzo di mano? O te ne stai lì impalato? Giochiamo! Caos e distruzione. Cazzo, perché no? Cosa prendi dobbiamo qualcosa fare? Di pesante. Poi non ti pentirai di aver distrutto il tuo yacht? Il mio yacht? Pensi davvero che avrei chiamato la mia barca Samurai? Cazzo. E di chi cazzo è? Di un figlio di puttana. Oh! Di Kovacek.
Oh. Kovacek. E allora? Quel Kovacek. Fammi prendere i soldi. Non sono mai riuscito a ringraziarlo come si deve per la storia delle Ascracks. E per un paio di altre cosette. Oh, aspetta. Scegli qualcosa. Spacchiamo questo cazzo di barca. Tutto offerto da LB. Ok, spacchiamo questa cazzo di barca. Bene, rompi tutto bene. Quello che trovi. Aspetta, Carrie, distrusci il giradischi. O si è rimbambito o finalmente ha messo la testa a punto. Vediamo cosa posso rompere. pure. Cos'altro mi è rimasto da rompere? C'è qualcos'altro che posso rompere, ti prego. Dammi una mano, sta merda. Quale? Arrivo, arrivo. Dove sei? Crocchete. Carrie, troppo vicino? No, grazie, Vi. Sono a posto. Bravo, grazie. Allora, ce la fai ancora? Ricordi quando ti sei svegliato in quella discarica? Lui è a quel punto ora. È rinato e non c'è un cazzo che può fermarlo. È ora del gran finale. A te l'onore, Vi. Vuoi farla esplodere? Battesimo d'acqua e fuoco. Ah, ok. Alle rese dei conti. Ben detto, cazzo. Beccati questa, Kovacek. Fino alla spiaggia. Sì, ma io voglio vedere quando esplode. Dov'è Carrie? Carrie? Io non lo vedo. Ehi, tutto bene? Come ti senti ora? Mi sa che devo iniziare a usare la piscina più spesso. Sì, direi di sì. Per come le nuotavi lento, direi di sì. Vieni qui. Siediti, che spettacolo. Sono... E se non esplode, quanti hai di in fondo all'oceano? Che spettacolo. C'è una puzza infernale. Spettacolo, eh? Il bastardo è ancora intero. Qualcuno avrà visto il fumo ormai. Se il Simurai sopravvive un altro giorno, mi strappo tutti i capelli. Ma no, dai. Ti stanno così bene. Caricare altri barili. O procurarmi del C6 sul mercato nero. Secondo te? E invece ha funzionato. Come l'ho detto. Secondo te? Mi sono divertito. Tu? Hai voglia. Gran bel modo di regolare i conti. Niente male. Lo ammetto. È stato grandioso. Mi serviva proprio. Sì, direi di sì. Quel conto. Per chiudere il ciclo. Per segnare un nuovo inizio. Lo sapevo. Grazie, Vi. Di che nulla. Che puntata infernale, eh? Sembrava uno dei primi concerti dei samurai. Un po' incasinato. Con un'energia bestiale. Bel colpo di scena. Devo ammetterlo. L'esplosione è stata un po' gnecca, però sì. Andiamocene da qui prima che cambi il vento e quella puzza ci investa in pieno. Vuoi un passaggio? Sicuro, dai. Sicuro. Allora vieni. È stata un po' priva d'azione questa serie di missioni, però il personaggio di Carrie, nonostante abbiano affrettato totalmente la cosa del bacio, che io non ho accettato perché non ho voluto accettarlo, per il resto devo dire che è stata... Dove siamo? Ma... Così... Chiusa... Oh... Devo dire che è stata un'ottima chiusura comunque.